Ciao ragazze, allora ho deciso di fare questo video in cui voglio racchiudere un po' tutte le informazioni relative per quanto riguarda il Cosmoprof. Io avevo fatto un video relativo al Cosmoprof 2011, poi l'anno scorso ho fatto dei video giorno per giorno, praticamente tutti i giorni, in modo da tenere a memoria un po' di tutte le cose che man mano ho imparato. Però ho deciso di racchiudere tutto in un unico video perché ci sono delle cose che magari non ho detto bene nel primo video, altre le ho saltate, insomma, ho detto facciamo un unico video e buonanotte. Io poi anche perché vi costringerei ad andarvi a vedere altri video per sapere un'informazione piuttosto che un'altra. Allora, io faccio qui, racchiudo tutto quello che bene o male ho letto in giro delle domande più frequenti. Vi lascerò nel box informazioni il link di tutta la playlist dei video che riguardano il Cosmoprof, sono circa 8 video. Poi chi ha voglia se va a vedere, insomma, insomma, io no. Vi dico che è abbastanza divertente per alcune cose. Allora, da cosa cominciamo? Che cos'è il Cosmoprof? Il Cosmoprof è una fiera internazionale che riguarda la bellezza in generale. Quindi riguarda il mondo delle unghie, dei capelli, dei cosmetici, della cosmesi in generale, ma anche dei packaging, infatti c'è il Cosmopack, anche dei saloni di bellezza, tutto l'arredamento dei saloni, eccetera, eccetera. Ora, consigli sul pre-Cosmoprof, nel senso, innanzitutto, se decidete di andare e abitate lontano come me, in Sicilia, eccetera, dovete prenotare sia il volo, ma il volo chiaramente quello si sa che si deve prenotare diversi mesi prima, ma soprattutto l'alloggio, perché i prezzi sono improponibili. Quando dico di organizzarsi prima, intendo molto prima, cioè anche settembre-ottobre, a livello di, cioè per quanto riguarda proprio il posto per dormire, se volete dormire a Bologna. Io, per conto mio, come ho consigliato nel primo video che ho fatto sull'argomento, vi posso dire che, perché soprattutto lo dico a chi viene dal sud, che non è abituato a dei mezzi di trasporto funzionanti, funzionanti decentemente. Non abbiate paura di cercare l'alloggio in città vicine, tipo Modena, che dista poco in treno, Ferrara, mi pare che pure, cioè, potrei dire una cavolata, comunque, perché in ogni caso vi costerebbe, cioè risparmiereste tantissimo sull'alloggio. Sicuramente pagherete meno di quanto si può pagare a Bologna in questo periodo, prenotando poco tempo prima. E comunque il treno, insomma, è una spesa per 2 o 3 giorni che sicuramente rimpiazza abbastanza diciamo, compensa quello che avete risparmiato, va. Vabbè, ci siamo capiti, spero, comunque. Quindi questo per quanto riguarda l'alloggio. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, innanzitutto, proprio ve lo dico come una cosa obbligatoria, acquistateli online nel sito, perché in fiera, a parte il fatto che le file sono chilometriche, nonostante questa cosa cioè, si sappia benissimo che acquistare online è molto più vantaggioso, adesso vi dico perché. Nonostante questo, le file lì ai botteghini sono infinite, quindi innanzitutto spero che non abbiate voglia proprio di perdere tutto questo tempo là, insomma, allo stesso tempo potete impiegare girando la fiera, insomma. E poi soprattutto perché costa molto meno, perché il biglietto online adesso a quanto pare quest'anno costa 23 euro. Io l'anno scorso avevo il pass, quindi insomma non ho pagato, però l'anno prima sì, comunque ed era 20 euro. Però per Dio, 20-23 euro non di più la differenza. Farlo in fiera, cioè direttamente al botteghino, costava 35 euro, quindi la differenza non è poco, anche perché con gli stessi soldi vi fate il biglietto d'abbonamento per tutti i giorni. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, molti si chiedono sempre: chi può andare al Cosmoprof? Ma è vero che al Cosmoprof possono entrare tutti? Sì, nasce come fiera iniziativa dedicata solo alle persone del settore, quindi estetisti, tutte queste cose qua. Estetiste, cose del genere, parrucchieri, eccetera. In realtà può entrare chiunque. Adesso io non ho controllato quest'anno come è combinato, nel senso che intanto vi lascerò il link di Susanna, se era Mike Channel, che saluto, che ho conosciuto l'anno scorso, perché ha fatto un video in cui vi fa vedere proprio il sito, nello specifico, come si compila per acquistare i biglietti online. Per quello che mi ricordo io, il primo anno quando feci il biglietto, basta semplicemente inserire al posto della partita IVA il codice fiscale. Cioè, che dice vabbè, bisogna mentire. Sì, nel senso che in realtà non è proprio un mentire. Comunque cioè, vi fanno entrare tranquillamente, anche perché all'ingresso, poi voi acquistate il biglietto online, vi arriva il biglietto in formato PDF, mi pare, che poi altro non è semplicemente che
un codice a barre. Voi dovete stampare questo codice a barre e conservatelo bene, perché all'ingresso ci sono semplicemente delle file e dei cancelletti di quelli automatici. Voi semplicemente avvicinate il codice a barre al lettore digitale, insomma, si chiama, al lettore che vi scansiona il codice d'entrata. Non c'è nessuno lì che vi chiede documento, codice fiscale, cose del genere, vi controlla il biglietto. Semplicemente dovete avere il biglietto, giustamente. Si apre in automatico e potete entrare. Quindi andatevi a vedere il video di Susanna, che invito a lasciarlo anche come video risposta, ma io vi metterò ovviamente il link anche sotto, perché è assolutamente chiarissimo ed esplicativo da questo punto di vista. Altre cose da sapere prima di arrivare in fiera: innanzitutto vi consiglio di stamparvi la mappa del Cosmoprof, la mappa con la disposizione dei padiglioni. Non vi consiglio di stamparvi la lista degli espositori, vi dico il perché: perché solitamente ogni anno è stato così, all'ingresso poi distribuiscono le guide, sono dei librettini in cui c'è proprio già sia la mappa, però adesso vi spiego perché vi consiglio di stamparvi la mappa a parte, che è la lista degli espositori definitiva. Quindi mettete caso magari qualcuno nel frattempo cambia, voi avete comunque quella giornata il giorno stesso. La mappa lì è molto piccola, io vi consiglio di stamparvela proprio in un foglio di carta, perché risulta molto comodo segnarsi poi sulla mappa, penna a matita, i posti che non vi interessa visitare, oppure magari potete decidere prima quali posti volete vedere assolutamente, perché magari avete poco tempo a disposizione, così potete avere un minimo di orientamento. Si sta parlando, torno subito. Allora, scusate l'interruzione, dicevo, una cosa importante è decidere prima cosa fare in base a quanto tempo vi fermate, in quali giorni visiterete la fiera, nel senso, se decidete di andare un solo giorno oppure più giorni. Andiamo ancora a monte, perché andare al Cosmoprof? Innanzitutto, secondo la mia personalissima visione, il Cosmoprof non è un posto per fare shopping, il Cosmoprof è un posto per appassionati. O meglio, se siete dei professionisti, quindi estetisti, eccetera, ovviamente è un posto in cui trattare con varie aziende, comprare molte cose a prezzo di fiera, eccetera, eccetera. Ma per persone come noi, semplicissime persone appassionate, magari neanche più di tanto, nel senso, sì, mi piacciono i trucchi, però non è che sono quella patita che va a spulciare le novità, vado a vedere le case, vuole conoscere case cosmetiche nuove, eccetera, eccetera. Perché a meno che voi non abbiate già, tipo, che ne so, un budget di, sparo una cifra, 500 euro, dici me li sparo tutti da Makeup Forever perché vendo al 50%, e allora lì ammortizzate la spesa. Però se partite dalla Sicilia, quindi vi dovete pagare l'aereo, vi dovete pagare l'alloggio, dovete pagare l'ingresso in fiera che per un giorno, per dire, o anche per più giorni qua vi costa una quarantina di euro. Per fare che? Per poi ovviamente arrivare lì e trovare effettivamente non tutti gli stand che vendono e cose del genere, questo è da valutare. Se siete delle vere persone appassionate, che, cioè, per me vale in ogni caso la pena, perché è un paradiso per me, però insomma se siete dei veri appassionati, delle vere appassionate, è il posto ideale in cui magari andare a vedere le novità in campo cosmetico, per i capelli, per le unghie, tutte queste cose qua. Stabilito questo, quindi nel caso in cui decidete, avete a disposizione solo un giorno, quale giorno vi consiglio di andare? Dipende. Allora, siccome ci sono alcuni stand che vendono tutti i giorni, ci sono alcuni stand che vendono soltanto il lunedì. In linea di massima ci sono quelli che vendono tutti i giorni, sono innanzitutto il padiglione delle unghie, che l'anno scorso e anche 2 anni fa era il 22 fondamentalmente, qualcos'altro, perché poi ci sono anche degli stand così sparsi in piccoli, tipo, che ne so, gazzero, piccoli, dei capannoni, non so come definirli. E poi qualche altro sparso qui e lì, tipo la Makeup Forever, che è al padiglione 16, anche quest'anno mi sembra 16 o 18, 18 mi pare. Vabbè, questi comunque sono dettagli, questi poi li potete vedere nella lista, appunto. L'altro giorno, secondo me, da considerare nel caso in cui abbiate solo un giorno a disposizione, secondo me è il lunedì. Il contro del lunedì qual è? Che molti stand che vendono tutti i giorni sono già stati depredati. Vedi per esempio Makeup Forever, che vende dal 50%, chiaramente lunedì magari non trovate tutti i colori di fondotinta, magari hanno finito dei prodotti in particolare offerta, che magari è un'edizione limitata, cose del genere così. Se escludiamo quello, anche se poi è facilmente, diciamo, risolvibile, perché magari conoscete qualcuno che va gli altri giorni,
fate fare la cortesia, che non so, gli date i soldi, ve li fate spedire, insomma. Dico, quello è una cosa, diciamo, a cui si può ovviare, ma il lunedì è comunque una figata perché soprattutto nei padiglioni internazionali ci sono molte svendite, ma non subito, cioè non è detto che voi alle 9 di mattina entrate in fiera, andate nei padiglioni 29 e 30, che anche quest'anno sono quelli, in cui ci sono tutti gli stand internazionali di tutto il mondo, e trovate le svendite, perché molti lo fanno, alcuni cominciano presto, altri invece cominciano poco prima della chiusura. La fiera di solito chiude alle 6:30 tutti i giorni, il lunedì già cominciano a smontare un po' prima e in quell'occasione appunto magari per esempio la Knicks l'anno scorso a chiusura vendeva, che ne so, tre pezzi 10 euro, oppure c'erano tutti i prodotti della linea HD a 5 euro e così via. Ma 2 anni prima non vendeva nulla, non ha venduto nulla neanche l'ultimo giorno perché, se mi ricordo bene, il responsabile dello stand ci disse che tutto lo stand per intero è stato acquistato da uno svizzero, una cosa del genere. Quindi, tutte le informazioni che voi potete trovare in rete, perché magari andate a chiedere a una persona che è stata al Cosmo Prof, dice: ma la Knicks vende? E quella vi dice sì, perché è andata l'anno scorso e l'anno scorso vendeva, ma 2 anni fa non vendeva, quindi non è detto che poi queste le stesse aziende quest'anno vendano di nuovo. Però vi dico che negli stand internazionali l'ultimo giorno è facilissimo trovare degli stand che svendano molta merce. Addirittura l'anno scorso ho visto una ragazza, si chiama Musa Makeup, l'ho conosciuta lì con Alice Lecodri. E mi ricordo gli ultimi giorni si era portata, cioè gliel'avevano poi regalati anche gli espositori, cioè quelli di Plexiglass, dunque molto carini. Io non avrei potuto perché ero in aereo, quindi insomma era un po' complicato. Quindi questo è per farvi capire una informazione importante che sembra banale, ma non lo è. Innanzitutto gli stand che vendono tutti i giorni, praticamente tutti hanno il bancomat, hanno il POS, quindi potete pagare con la carta, con il bancomat. Veramente in linea di massima ce l'hanno praticamente tutti. Gli stand internazionali no. Quindi il lunedì portatevi i contanti, ma non ditelo a nessuno, portatevi i contanti perché ovviamente quelli, essendo una svendita così improvvisata, non hanno i POS, quindi fanno dei prezzi forfettari e lì vi servono i contanti. Però per gli altri giorni, se vi posso dare un consiglio, portatevi i contanti, ma lo stretto è indispensabile perché comunque la maggior parte hanno il POS, quindi vi evitate di portarvi dietro dei contanti perché comunque i borseggiatori sono in sempre, anzi addirittura negli autobus che portano in fiera c'è proprio segnalato anche sui cartelli, state attenti che a me non è successo facendo corna, neanche persone che conosco, però capite che è una fiera molto, molto famosa, viene gente da tutto il mondo e sono lì sempre allerta. Quindi mi ero fatta una scaletta, vediamo. Quindi come arrivare in fiera? Vabbè, è veramente la cosa più stupida del mondo perché dalla stazione trovate degli autobus che di continuo passano per andare in fiera. Quindi comunque basta chiedere i numeri, mi pare che ci fosse il 35, il 38, se non ricordo male, ma comunque è facile che dalla stazione centrale trovate quelli che vanno in fiera. Mi raccomando, state attenti a prenderlo nella direzione giusta e non come ha fatto Cristina l'anno scorso. Vabbè, su questa cosa, che poi ci ho fatto la figura di merda io. Andatevi a vedere il video di me e Cristina l'anno scorso, perché c'è da sbellicarsi. Come vestirsi? Sembra una stupidaggine, ma vestitevi comodi. Ma non comodi, sì, voglio stare comodo, però voglio essere pure figa. Io vi assicuro di essere comodi perché nonostante ormai fossi abituata a sapere, insomma, sapevo un po' come muovermi, io ogni giorno tornavo a casa strisciando perché veramente è massacrante. O comunque, se avete voglia di vedere tutto bene, dovete farvi delle belle scarpinate. Quindi scarpe super comode, ma veramente, veramente comode. Altra informazione fondamentale: portatevi il cibo da casa, portatevi il pranzo a sacco e anche la bibita. Io il primo anno ho fatto un errore, mi sono portata il cibo a sacco, il pranzo a sacco, perché avevo sentito di questa cosa. Ho detto vabbè, la bibita me la compro lì, almeno me la compro fresca ed è un peso in meno di bibita dietro. Ma l'errore più grande, perché una Coca-Cola me l'hanno fatta pagare 4 euro, a parte il fatto che per pagare questa Coca-Cola ho fatto una fila enorme. Quindi pranzare lì, cioè comunque comprare il pranzo lì, determina una perdita di tempo allucinante, che tempo che potete impiegare a girare la fiera, e soprattutto costosa. Quindi vi consiglio di portarvi il pranzo a sacco. In tal proposito, un altro consiglio che io personalmente do, so che ci sono persone che non sono d'accordo su questa cosa, ma io anche lì, il primo anno che ci sono andata, il primo giorno non ho ascoltato questo consiglio, il secondo già mi ha portato dietro il trolley. Io vi consiglio il trolley per due o tre motivi, due principalmente. Uno perché è comodo.
Due, perché dentro ci potete mettere giacche, borse, così evitate anche di... Oddio, la borsa magari io porterei una tracolla, così da tenerla proprio attaccata al corpo. È meglio se è uno zainetto, ancora meglio. Comunque nel trolley potete infilare le giacche, potete infilare il pranzo, potete infilare le cose che acquistate e anche le cose che vi regalano. Tra campioncini, shopping bag e cose del genere, vi consiglio proprio di portarvi il trolley. Poi, cibo, quali giorni andare già ne abbiamo parlato e perché andare ne abbiamo parlato. Allora, un argomento che io vorrei trattare è quello dei campioncini, perché mi ricordo prima di andare al Cosmo, però sentivo sempre lamentarsi, ma non è vero che danno campioncini, i campioncini sono pochi, eccetera. Io l'anno scorso, ragazze, il primo anno anche, ma non come l'anno scorso. L'anno scorso sarà che sono proprio andata un po' più sparata, un po' con più di faccia tosta, eccetera, ma mi sono portato una quantità di campioncini inumana, veramente. E tra l'altro avevo poco spazio in valigia e ho dovuto lasciare un sacco di cose a mia mamma a Bologna, ma io comunque me ne sono portata una marea. Campioncini, in linea di massima, dovete cercare voi, nel senso che non è che trovate la persona che vi fa... c'è qualche stand che fa così, però dico, non è che state lì e vi fermano per dirvi, ah, venga, perché c'è un sacco di gente. Però fondamentalmente si trovano degli stand in cui hanno già, soprattutto in quelli internazionali o quelli dei periodi naturali, dei prodotti naturali, trovate proprio delle vaschette, delle vasche, insomma, le vasche, che sto dicendo, delle ciotole grandi dove ci sono i campioncini già da prendere. Alcuni hanno delle shopping bag che proprio predispongono, che all'interno hanno dei campioncini, ma ci sono dei posti, per esempio, di erbolario che non è che li hanno lì predisposti, ma dovete, voi entrate lì, l'erbolario non vende, però se voi entrate lì e chiedete dei campioncini, dei campioni prova, vi mostrate interessati, vi riempiono un sacchettino, veramente ve lo riempiono. O per esempio la Planters, ha fatto la stessa cosa l'anno scorso. Oppure chi altro? Nei padiglioni per capelli, per esempio, ci sono i prodotti per capelli, soprattutto che ne so, la Moroccan Oil è famosa perché regala sempre le boccettine di olio. Anche la Babyliss, la Macadamia, anche se l'anno scorso non la dava, ma 2 anni fa sì. Insomma, tenete gli occhi aperti e dove è possibile, io vi consiglio di chiedere, soprattutto anche nei padiglioni internazionali. In questo caso devo fare una postilla per quanto riguarda le blogger. Blogger, ragazze che hanno un canale, forse un po', ma non è ancora tanto tanto, ma il tempo c'è volendo di farli. Una cosa che io onestamente non ho mai preso in considerazione è quello di fare i biglietti da visita, perché ma che, cioè, non è che è un lavoro, una cosa per cui ho detto che me ne devo fare dei biglietti da visita, però sia in quell'occasione, Cosmo Prof dell'anno scorso, sia quest'anno, cioè quest'anno che è appena passato poi, quando sono andata al Clinique Smile Tour, ho fatto una figura della... mi sono sentita imbecille perché molti davano per scontato che avessimo dei biglietti da visita e io ho detto no, non ho mai pensato di farli, eccetera. Perché anche quelli di Clinique me l'hanno chiesto. Per cui io consiglio a tutte le blogger di stamparsi dei bigliettini da visita in cui mettete il nome del blog, il link, i recapiti, insomma tutto quello che volete. Perché soprattutto nei padiglioni internazionali la considerazione siamo, noi blogger siamo molto 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 considerate, come è successo per esempio a me e Cristina in uno stand in particolare in cui della Unique, quelli che vendono questi a catalogo, c'era una ciotola con dei campioncini minuscoli così, ci hanno dato questi campioncini, dopodiché parlando la signorina ci ha chiesto se eravamo delle estetiste, alla risposta di Cristina, no veramente tipo dispiaciuto, veramente siamo solo blogger, quella quando ha sentito la parola blog ci ha regalato un boccione di bagnoschiuma, o no, latte per il corpo grosso così, quindi questo per dire, ma questo succede soprattutto con quelli stranieri, cioè con gli italiani un po' meno, c'è cioè un po' meno considerazione, comunque all'estero hanno sicuramente capito la pubblicità che io può fare una blogger. Quindi io vi consiglio proprio di, a volte anche faccia tosta, presentatevi come blogger e lasciate anche il biglietto da visita, perché siamo veramente, non siamo più considerati degli estetisti, delle estetiste, delle persone addette al settore, diciamo, che poi volendo anche noi potremmo considerarci addetti al settore. Altre informazioni in questo momento non me ne vengono. Io penso di avervi detto quasi tutto. Io un consiglio che do... Se dovete scegliere un giorno, a meno che non siete proprio costrette, perché è l'unico giorno libero che avete, evitate come la veste la domenica, perché è una bolgia infernale. E io
cioè ho frequentato solo 2 anni, ma ho visto già la differenza dell'anno precedente. La domenica è sempre peggio, perché vedo che per fortuna dico che questo evento comunque ogni anno riscuote sempre più successo, soprattutto perché ho notato che c'è anche più apertura nei confronti dei semplici visitatori occasionali, non degli addetti al settore. Quindi, insomma, se potete evitare la domenica, io vi consiglio veramente di evitarla, perché è molto 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 pesante, stressante. Poi va a finire che la vivete male, dite oh ma che palle, non vedo, non si vede niente, bisogna scalciare, bisogna spingere di qua di là, spintonare eccetera. Insomma, se potete evitate. Allora, io quest'anno dovrei essere presente, o meglio, il biglietto aereo è prenotato già da mesi. Farò il giro lungo perché vado a Venezia, poi torno e poi scendo a Bologna. Diciamo, c'è soltanto in forza una piccola cosa, però fondamentalmente al 90% ci dovrei essere. Quindi invito chi viene a... Non mi chiedete incontri, cioè un punto di... Oddio, magari si può organizzare qualcosa tipo, che ne so, l'ora di pranzo, ci si vede a... Tipo come abbiamo fatto l'anno scorso, ci siamo viste con Cristina, ci siamo viste all'ingresso Michelino, come punto di ritrovo. Però è facilissimo beccarsi, anche se è enorme, perché è enorme. È veramente facile beccarsi, incrociarsi. Quindi se mi vedete salutatemi, non vi spaventate, perché ogni tanto qualcuno mi dice... ti ho visto, ma l'altro giorno ti ho visto in quella profumeria e non ho voluto fermarti. Cioè, a me fa piacere. L'anno scorso è stato tragico, nel senso che... No, tragico, è stato traumatico, perché... Cioè, anche perché avevo tipo il canale da pochi mesi, non mi aspettavo tutta questa gente che mi fermasse, quindi non sapevo neanche materialmente come comportarmi. Quindi mi farà piacere, ovviamente, in caso in cui lo vogliate, di insomma, fermarmi, salutarmi, fare quattro chiacchiere. Va bene, non mi viene nient'altro, penso di aver dato le informazioni cardine. Mi raccomando, partite, cioè, vi assicuro, non perché le sto dicendo io, ma queste cose mi sono state veramente di fondamentale, non so come dire, mi sono state davvero d'aiuto queste cose, soprattutto il troll non lo sottovalutate, perché vi assicuro che lo ringrazierete a fine giornata. Vi ricordo il primo anno, il primo giorno di Cosmo, prof, il primo anno, sono tornata a casa piena di... perché regalano spesso molte delle shopping bag enormi, e quindi che poi ovviamente ho riempito mettendoci altre shopping bag, prodotti e cose varie. Sono arrivata a casa, anzi sono arrivata in centro a Bologna, sono andata da Mac, proprio il primo posto, prima di andare a casa, tornare a casa passo da Mac, sono entrata lì tipo strisciando e con questo sacchetto addosso, ero distrutta veramente. O comunque, se siete magari in più... Ah, ecco, una cosa importante che stavo dimenticando. Se siete più persone, magari portatene uno solo, così a turno ve lo mollate, insomma, a vicenda, e potete così mettere tutto insieme e non rischiate di perdere niente. A proposito di questo, secondo la mia personale opinione, io oggi come oggi, vabbè, dico non succederà perché ho un sacco di persone che conosco che vanno lì ormai, però il primo anno io giravo le prime 2-3 ore di fiera, giravo da sola, perché la mia amica che era lì veniva sempre alle 11, 11 e mezza, io già tipo me l'ho girata a mezza fiera. Se mi può spaventare l'idea di andare da sole, vi assicuro che una volta entrate lì non vi dimenticate del resto del mondo, perché comunque almeno io personalmente da sole vi guardate le cose con i vostri tempi, non avete la paranoia di cercare, ho detto oddio non la vedo più, dove è finita l'altra, e quindi vai soldi di telefonate, e i telefoni non è che funzionino benissimo lì, perché spesso c'è talmente tanta gente che le linee sono intasate, infatti anche internet dal cellulare funziona male, quindi meno si è meglio è. Proprio consiglio personale, 2 persone, 3 già sono troppe, cioè 3 proprio già bisogna stare più attenti per girare negli stand. Questa è esperienza personale. Quindi se siete da sole e non sapete con chi andare, ma ci volete andare, fregatene altamente e partite, perché vi assicuro che comunque là dentro vi dimenticate di tutto il resto. Tranquillo. Basta. Non ho altro da aggiungere. Se mi sono dimenticata qualcosa, insomma, se mi fossi... Vabbè, siamo per... Se mi sono dimenticata qualcosa, chiedetemi pure. Spero di aver esaudito tutte le... domande, insomma, magari qualche dubbio eccetera, fatemi sapere. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, e speriamo di vederci al Cosmo, prof. Ciao.